Bene amici, siamo già a metà novembre e i nostri alunni stanno iniziando a lavorare per lo spettacolo di Natale. Le classi della primaria stanno elaborando i loro spettacoli per renderli davvero unici. Hai ragione, Orazio. Vediamo insieme alcuni momenti delle prove, ma non possiamo spoilerare troppo, quindi ve ne diamo solo un pezzettino. Ecco la tua famiglia! Che per presente fammi vedere. Aia! Lo speciale è arrivato più chiaro al mondo! Buonasera a tutti, è il vostro Jacopo da Brescia. Siamo venuti a documentare come si vive il Natale in questa città. C'è ancora qualcuno che crede nel vero senso del Natale? Ora parliamo di un importante e interessante evento al quale hanno partecipato i ragazzi delle classi terze della secondaria. Si tratta di Futura Brescia, una fiera dedicata alla tecnologia utilizzata per rendere e migliorare la scuola. I ragazzi hanno visitato vari stand e hanno partecipato ad alcuni laboratori. Come funzionano questi macchinari? Allora, questi sono dei progetti che hanno realizzato dei ragazzi. Questi attrezzi funzionano ad aria compressa e sono degli attrezzi che simulano un lavoro meccanico. Come vedete, oggi faremo un esperimento di estrazione del DNA da una banana. Tra le cose che abbiamo visto a Futura mi è piaciuto molto la pittura sensoriale, il pianoforte gigante e il robottino che va a cercare le persone sommerse dalle valanghe. Mi piacerebbe portare la pittura interattiva, perché si poteva utilizzare appunto toccando, dando degli impulsi e dando luce a della pittura. Simile si potrebbe fare con un interruttore, una certa specifica area di un muro e a inizio di corridoio stanze premendo un muro. Si vorrebbe inserire più laboratori di scienze come delle estrazioni come abbiamo fatto a Futura Brescia. Oggi abbiamo fatto i giri tra i vari stand e abbiamo visto cose nuove e abbiamo imparato tutto nuove. I bambini della sezione gialla hanno sfruttato questo ultimo sole per andare a cercare le ultime foglie colorate e hanno creato un'opera d'arte. Ecco a voi le loro avventure. In linea con il nostro stile educativo, la sezione gialla ha sfruttato l'ultimo sole per uscire e cercare le foglie dai mille colori. Ognuno ha scelto la foglia preferita e ben presto un grosso cestino si è riempito. In classe poi sono state utilizzate per creare un'opera d'arte con la tecnica del frottage. Infine vi ricordiamo dell'appuntamento di sabato con il nostro secondo Open Day, dalle ore 9.30 alle ore 12. Non perdete questa occasione! Da Orazio e Emma è tutto. Alla prossima settimana!